Non solo, ma ho chiesto anche la standing ovation, che però è venuta naturale, vedi? Oh, no, si sono alzati tutti, basta, per Valerio Mastandrea. Basta, guarda su, è andata. Sì. Grazie. Sono molto colpito da questa. Vuol dire che le comparse riescono a fare bene il loro lavoro. È una città del cinema. Se pagate bene. No, veramente, grazie, troppo buoni. Accomodatevi. Allora, di nuovo buongiorno, buongiorno a tutti. Non devo aggiungere niente dopo questo applauso. Credo che siate tutti molto felici, come lo siamo noi, di avere con noi Valerio Mastandrea. Avete visto il film che ha scelto lui, il film di Gianni Zanasi, che è passato fino a qualche minuto fa, ed è l'occasione con Marco Spagnoli, che manda avanti questo incontro con Valerio, per informarvi che questa sera Valerio Mastandrea riceverà il premio Fellini per l'eccellenza cinematografica, mai più che meritata. Grazie. E come si dice in questi casi, buon lavoro, vedrai. Grazie, poi c'è la possibilità, quando Marco avrà esaurito le sue domande, toccherà a voi, se volete, proporne qualcuna. Abbiamo un tempo naturalmente limitato, entro le 12.30, 12.40 dovremo aver chiuso questo incontro. Per chi fosse interessato, vi informo, approfitto dell'occasione, che l'incontro previsto stasera alle ore 19 al Teatro Margherita, condotto da Jean Gilly, non avrà luogo perché non sta bene il nostro amico Marco Pontecorvo, ma è a Londra, è dovuto andare a Londra di corsa per un impegno, e quindi non sta bene quando uno va a Londra con la Brexit cash. Allora, buon lavoro, ciao. Grazie. Bene, allora, grazie a tutti quanti di essere qui. Vorrei iniziare questo incontro dalla scelta di questo film. Perché proprio questo film, la tua sterminata filmografia, e perché un film di Gianni Zanasi anche? Beh, perché intanto ribadisco il ringraziamento per questo caloroso saluto che mi avete fatto, e poi io ci scherzo su e dico che siete pagati per farlo, ma insomma, però vi ringrazio veramente tanto, anche se poi pure i premi, tipo il premio di stasera, mi suonano tanto dei premi alla carriera, quelle cose che poi è finita, capito? Quindi cerco di prendere tutto con la giusta, diciamo, con la giusta distanza, anche se mi fa veramente molto molto piacere. Ho scelto questo film perché quando mi chiedono, a proposito di sterminati lavori, numeri, quanti film, in tutti questi film eccetera, qual è quello a cui sei più legato, che è la domanda, diciamo, peggiore che si possa fare a uno che vive poi ogni film come faccio io, cioè portandomi a casa tutto, anche le esperienze negative come motivo poi di crescita, di insomma, di non ripetere gli stessi errori eccetera. Però io da un po' di tempo a questa parte, forse da quando l'ho fatto, dico sempre che questo è il film a cui sono più legato, e credo che sia anche vero, perché con Gianni ho condiviso e spero di condividere ancora una visione di quello che facciamo comune, una visione ridicola, giustamente ridicola, rispetto a quanto il nostro mestiere possa raccontare storie altrettanto ridicole o personaggi buffi, surreali, che si trovano a schivare i colpi della vita. Insomma, con Gianni mi unisce questa soprattutto l'interpretazione del nostro mestiere. E Stefano Nardini, che è il personaggio che avete visto adesso, è quello che un po' abbiamo, sia io che lui, ci abbiamo dentro ormai da quando l'abbiamo incontrato. E quindi molto spesso ancora ci sentiamo per raccontarci delle nardinate, così le chiamiamo. Una tra tutte, ve la dico per dire, insomma, io, questo film è del 2007, io ho avuto un figlio nel 2010 e ho invitato Gianni a vederlo in clinica, e c'erano lui e altre due persone che erano venute, siamo andati davanti alla nursery a vedere i bambini,
e io indicavo mio figlio e dicevo: guarda che roba, guarda, cioè, mo che fa, insomma, a fare tutte le solite lamentele del neopapà fuori luogo, fuori posto, eccetera. E Gianni stava lì, insomma, parlavamo, insomma, alla fine mi chiamano dalla stanza, diciamo, della clinica, dicendo, cioè, esce la nonna di mio figlio con mio figlio in mano, quindi stavamo vedendo un altro bambino, e questa, ed era pure una femmina, tra l'altro, quella che vedevamo. E questa è proprio una nardinata, ecco, e con Gianni Nardini è sempre dentro di noi e ce lo portiamo appresso, quindi per questo ho scelto questo film, anche perché tanto che non lo vedo, anche perché, insomma, sono legato, cioè, ho tantissimi ricordi fondamentali della mia vita rispetto a questo film. Bene, allora questi incontri servono anche un po' a ripercorrere le fasi salienti della carriera di un grande artista. E allora è proprio te. Fine carriera. Allora. È proprio la fine, sì, sì. Anzi, se oggi facciamo un riassunto e stasera diamo la anzi, targa. Anzi, guarda, visto che c'è tanta gente, se proprio ti dovessi sentire male, lo potessi fare qua sul palco, sarebbe un finale sarebbe magnifico. Sarebbe stupendo, va bene. Quindi poi, se ne vuoi tenere presente di questa cosa, anche per la mia carriera. Ma guarda, visto poi che penso che qualcuno andrà a vederlo, il luogo dove muoio, magari preferirei un teatrino di Roma, sai, di quelli come comunque di zona, ecco, così uno ci può passare. Tipo Jim Morrison a Parigi. Sì, vabbè. Non era proprio vicino a casa sua. Solo perché è così. Volevo chiederti questa cosa. Ti ricordi il momento nella tua vita, nella tua carriera, in cui hai pensato o hai deciso di fare l'attore? No. Nel senso, non è stata, perché non è stata una scelta razionale, lucida e logica. Insomma, è stata abbastanza casuale. Mi ricordo quando ho accettato questa cosa, cioè ho accettato che fare l'attore sarebbe stata il mio lavoro. Io ancora dopo 3-4 film, insomma, che avevo fatto, sulle tessere dei locali mettevo studente, no? Così. Anche fermato da dei carabinieri quando mi dicevano che fai, che lavoro fa lei. Io facevo l'attore. C'erano delle locandine sotto al motorino quando mi fermarono. Attore di che? Tirando fuori locandine di teatro off, dico no, ma così è un hobby, insomma non riuscivo mai ad avere il coraggio di accettare questa cosa, perché ci vuole pure coraggio, ecco. E me lo ricordo, stavo su un treno andando a promuovere un film che era Palermo-Milano solo andata, quindi erano 2-3 anni mi sa che facevo questo mestiere, no, 3, mi sa 3, e ci ho avuto proprio la sensazione fisica dicendo sono un attore, faccio l'attore e devo fare questo per vivere, e mi piace farlo, poi quello l'ho diciamo sviluppato più avanti, però quello me lo ricordo. E che cosa ha comportato questa scelta? Cioè che mettessi da parte qualcos'altro, che a questo punto hai abbracciato? Sai, cominciare a 21 anni, io studiavo all'università come tanti della mia generazione all'epoca, anche pensando che l'università sarebbe stata poi la scelta universitaria avrebbe determinato il lavoro, no? Io facevo un corso di lingue all'Università di Roma con indirizzo storico, quindi mi piaceva studiare, mi è sempre piaciuto, non so che avrei fatto. Poi è arrivato il lavoro, le esperienze in televisione, eccetera, quindi ho lasciato automaticamente. Non so cosa ho lasciato, sicuramente so che cosa ho trovato, ecco. E non è che è stato subito tutto molto... Insomma, una carriera ha anche dei tempi naturali, in un paese come il nostro magari per un uomo è anche più facile, questo lo dico anche colpevolizzandomi, non io, però magari colpevolizzando poi il fatto che per una donna fare il nostro mestiere, realizzarsi ad avere un cammino sano e naturale è molto più complicato. Io ho cominciato negli anni 90, a metà degli anni 90, dove ancora, non so, per esempio parlavo con i ragazzi di oggi, li chiamo così, che sono i 25 anni, che fanno gli attori, insomma anche trentenni, che hanno tutta la serialità intorno a loro, no? Cioè vado a fare un provino per la serie americana, vado a fare... E un giorno ho detto, certo che quando toccava a noi sta roba, cioè quando era il turno nostro, sta roba non c'era. C'erano i primi distretto di polizia, Ultimo e tanta TV generalista, quindi non vuol dire che ci saremmo andati, almeno io non credo che sarei andato a fare provini per film, per serie americane, però
insomma, sono cambiati i tempi, ecco, questo, e io credo che quelli della mia generazione in quegli anni lì hanno potuto fare ancora un certo tipo di cinema, forse. Che tipo? Ma non lo so, c'era, insomma, io ho cominciato nel 93, quindi insomma, sono passati 26 anni. Ecco, di cose ne sono cambiate, anche la percezione del cinema è cambiato, credo, per il pubblico, del cinema italiano soprattutto. Ma però anche grazie a te, perché all'epoca no, ti ricordi quando volevo dire che era cambiato in peggio, grazie a me può essere, sì, anche no io lo dico sempre. Non è vero, perché all'epoca la gente diceva, la frase è: vado molto al cinema ma non vado a vedere i film italiani perché non mi interessa. Vuoi che ti dico quella che dicono adesso? Dimmi. Vado poco al cinema e vedo poco i film italiani. Vabbè. No, purtroppo sì, però la cosa che ho notato in questi tantissimi anni è che non sono mai mancati registi, storie, attori, attrici. Quella roba non è mai mancata e mai mancherà in un paese come il nostro, perché ci stanno un sacco di persone sensibili, intelligenti e che sanno usare il mestiere del cinema come veicolo per fare tante cose interessanti. Sono cambiate altre cose, soprattutto di struttura, di sistema, quella roba lì è un po'... Quello sì, quello me ne sono accorto tanto. Però tu non ti senti, cioè, anche se appunto è passato un tempo relativamente breve, che in quegli anni, gli anni 90, fino diciamo alla fine del prima decade del 2000, hai partecipato alla ricostruzione, alla rinascita? Io direi anche alla demolizione di un certo tipo di cinema italiano, perché guarda, c'è stato anche tanto cinema brutto, lo dico con grande... Sì, è giusto. Lo dico con grande umiltà, cioè, ho pure partecipato anch'io. Cioè, per esempio c'è stato tantissimo cinema d'autore che ha, secondo me, era molto bello e molto invece era molto autoriferito e quindi era il famoso cinema per se stessi, che è una cosa che secondo me è un controsenso, il cinema va sempre fatto per sé e per gli altri. Facendo attenzione anche al mondo degli altri, immergendosi nel mondo degli altri per raccontarlo, e non soltanto parlando di sé, del mondo che si conosce. Si può fare il primo film quello, ma poi bisogna, insomma, anche rendere un servizio, secondo me. Qual è stata la prima volta che ti sei detto, tornando a casa da un film che avevi fatto, che eri veramente soddisfatto di te? Cioè veramente, non senza, ovviamente con tutta la distanza del caso, però che sapevi di aver fatto comunque un buon lavoro, che quello che stavate facendo era un film importante? Ma potrei dire mai, ma lo dico perché l'ho dimostrato anche nell'emozione che mi avete, insomma, regalato con questa accoglienza. Io poi cerco di fuggire anche dalle sensazioni definitive, no? Che possono essere di gioia, di soddisfazione. Cerco sempre di tenere una... ma lo dico perché, insomma, ne parlo con lo psicanalista, non con voi, però diciamo che io sono ancora vivo all'interno dell'entusiasmo nei confronti del cinema, proprio perché è sempre come pugilato, uso molto il jab, cioè colpisco e mi allontano, non è che... però arriverà il giorno in cui mi emozionerò in maniera totale e sarà la fine, credo. Hai capito la metà, tutta la metà? Ho capito. Poi, anche quella pugilistica. Poi, guarda, se no, poi c'è Magrelli qua che me la spiega dopo in separata. Magrelli sta stenografando. Sì, no, ma, è stato visto stenografare. Magari mi mando. Enrico, mandami un WhatsApp poi con la spiegazione. Ecco, ti volevo chiedere un'altra cosa. I personaggi che ti hanno imposto avevano questa caratteristica di essere fortemente modellati, no, veramente. Pensavo che fosse Enrico che mi veniva se in soccorso. Se puoi rispondere. No, pensavo fosse Enrico. Già ho capito cosa. No, è una cosa di che accade dopo. E, i personaggi che ti hanno imposto hanno subito rivelato questa tua grandissima umanità. E io penso, non so, Tutti giù per terra, un film di Davide Ferrario, che insomma era anche un film generazionale, perché rifletteva sul rapporto con la figura paterna, insomma, in un'Italia appunto di transizione, come spesso capita in questo paese. Non so, c'è qualche, insomma,
che cosa volevi, cosa restituivi di diverso al pubblico? Secondo te che a un certo punto, perché tu hai incominciato a fare teatro, c'è una generazione, hai lavorato con tante persone che oggi sono molto giustamente famose come te, avete fatto una lunga gavetta, ma poi quando il pubblico si è accorto di te, che cosa secondo te ha accolto della tua, l'autenticità, la sincerità, la grande umanità? Allora, intanto io di gavetta credo averne fatta poca, e non lo dico vantandomene, dico che magari se ne avessi fatta di più, insomma, sono comode queste sedie, comunque. Cioè, praticamente è un abbraccio, capito, fisso di qualcuno basso che ti tiene alla cintola e non ti lascia più. C'è chi piace? Sì, però uno potrebbe pure avere una libertà di movimento. Dico, ne ho fatta meno di quanto non avrei dovuto fare, anche, credo. Insomma, ho bruciato abbastanza le tappe, e forse un po' per questo, insomma, perché ero quell'attore che mancava, no? Cioè quello un po' che usava se stesso, che comunque non prescindeva mai da se stesso nell'affrontare i personaggi, tant'è che tutti i personaggi, che ne so, le biografie, a me sta roba non me l'hanno mai proposta, quando me l'hanno proposta io l'ho sbagliata, proprio perché non sono quel tipo d'attore lì, cioè uno che diventa un personaggio e lo riproduce con... sono sempre uno che insomma, usa se stesso proprio nel vero senso della parola. Non parlerei di imposizione di personaggi, diciamo che il mercato ci ha avuto per tutti, come lo confutavo anche con i giovani, i ragazzi di oggi, chiamiamoli così, che comunque ci sono 2 o 3 anni in cui il mercato ti chiede di essere solo una cosa. E io ci ho avuto vari momenti, diciamo, ci ho avuto il ragazzetto disagiato di periferia, il trentenne in cerca di identità, di sicurezze. Adesso ultimamente, negli ultimi 4 anni, c'è la malattia che mi gira intorno. Sono stato anche padre di bambini, di ragazzi problematici, però in chiave comica. Insomma, è come se ci fossero, sai, i sondaggi che vedevi sui quotidiani, quelle fette di torta. Ecco, come se io certi personaggi li ho sembrato che li ho riproposti, no? Diciamo, ma quello è sempre lo stesso. No, però mi sono sempre reso conto di quando avevo vestito per intero un personaggio non lo dovessi fare più, l'ho sempre capito questo. Adesso che ho fatto un debutto alla regia, questa cosa è ancora più evidente, è molto più evidente perché ho fatto l'attore, come l'ho fatto, a cosa mi è servito, e soltanto cambiando posizione, diciamo, ho potuto guardare quello che ho fatto fino adesso con più lucidità. Poi ti volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo. Vabbè, non mi ricordo. Ah, Tutti giù per terra, volevo raccontare per come ho fatto Tutti giù per terra. Io sono stato mandato a questo provino, e quando ho incontrato Ferrario, mi ha guardato e mi ha detto: ma tu sei di Roma? Sì. Ma questa è una storia ambientata a Torino. Ha fatto: non lo sapevo, mi hanno mandato qua. E lui però mi ha guardato e mi ha detto: vabbè, stai qua. Mi ha dato 2 pagine di dialoghi. Ha detto: che c'hai da fare oggi? O no, ma fra 2 o 3 ore vieni, se così te le vai a leggere. Insomma, io sono rimasto 2 o 3 ore, a parte dopo aver insultato chi mi aveva mandato lì, dicendo queste figure, poi ero biondo tinto perché stavo a fare un altro film, insomma, una cosa, immagino negli occhi di Ferrario questo mostro nazista, diciamo, no, ariano, fuori luogo completamente. Sono tornato dopo 3 ore, ho fatto il provino, non parlando piemontese, ma neanche a mortacci tu, no, parlando normale, come non è, e poi ho fatto quel film, quindi è stato casuale e non, però insomma, poi quello è un film che ancora oggi vedono. Come? No, penso che non si riferisse a nessuno di due, almeno sicuramente a te no, io poi non so, forse delle... No, è un film anche che... Ora sono tanti film di cui dovremmo parlare, però è anche un film che ha toccato un immaginario. Com'è? No, è stato precursore della... Cioè, lì si parlava di precarietà, era il 96, insomma, no? Precarietà anche come scelta per il personaggio, per certi aspetti. Quindi è stato un film quasi precursore di certi temi.
ed è un film che ancora oggi viene visto. Me l'ha detto un ragazzo di 30 anni, mi ha detto, ieri mi sono visto tutti giù per terra. Io ho detto, perché è uno che magari quando è uscito aveva 12 anni, quindi è un film importante quello. Potrebbe anche non essere neanche nato, se aveva 22 anni. 30 ce l'aveva. Ci sono, guardando indietro la tua carriera, dei film che verso cui hai mutato sentimento, che in qualche maniera ti hanno sorpreso più dopo che quando sono usciti? No, cioè, devo dire che rivedere un film dopo tanti anni è comunque un viaggio, ecco, anche perché i film associ proprio, come ho detto proprio all'inizio, associ proprio un percorso, un momento della tua vita. Bisognerebbe fare così, credo, anche per avere un rapporto sempre molto emotivo con quello che fai, cioè vederlo sì, ma poi rivederlo dopo un po' di anni, perché almeno ti rilassi anche, no? E vedi cosa è cambiato da allora, insomma. Però non, se devo pensarci, questo film è un film che sempre l'ho scelto anche per questo, perché ogni tanto vedo dei pezzetti, mi mandano delle gif, capito, con cose di non pensarci, e penso sempre a quell'autunno riminese, perché era autunno. Mi colpisce sempre tanto. Riesci a riguardarti senza dire, ormai, avrei voluto fare questo, sì, avrei voluto... Beh, ormai... Diciamo, prima mi vergognavo, qualche volta me lo sono anche goduto, adesso mi disprezzo completamente. Proprio anche capire che quel personaggio per me è comodo, perché posso utilizzare delle corde che conosco, vedermi fare le stesse cose, le stesse facce, che voi magari non me ne accorgete, forse sì, però io prima di voi, insomma, mi repelle proprio. Chi sono i tuoi compagni di viaggio oggi, cioè quelli con cui hai iniziato, che senti che in qualche maniera ti hanno accompagnato? Ma tutti i colleghi che ho incontrato, i registi con cui ho lavorato, anche quelli di cui ho dovuto filtrare la psicopatia o comunque le esigenze personali. Poi, diventando regista, mi sono accorto anche di essere molto simile a loro certe volte, quindi è stato uno psicodramma continuo. Ma il compagno di viaggio è quello, ripeto, i migliori, o comunque quelli con cui ancora condivido tanto, sono quelli che usano questo mezzo per gli stessi scopi per cui lo uso io, che non sono scopi prettamente personali, o se sono personali lo sono per cercare di chiedersi cose, e quindi per ravvivare la curiosità sempre. Chi fa questo lavoro invece solo perché gli conviene o perché ha un'ambizione smodata, ma molto personale, ma nel senso brutto del termine, quindi quella gente non ci condivido più tantissimo io. E facci invece qualche nome di quelli con cui condividi, non so, Marco Giallini. Ma Gianni è uno di questi, alcuni, penso a anche a gente che non c'è più, con cui avrei continuato a condividere cose, penso a Claudio Caligari, penso a Ettore, ieri ho visto, è stato rinominato Ettore su questo palco, e dico quanto mi manca Ettore, che era un... Manca a tutti noi, un applauso. No, nel senso... Anche Caligari ci manca, però no, Ettore era di, ovviamente, di casa. La giovinezza di Ettore, no? La freschezza, cioè, che è una cosa che nessuno di noi che ha 50 anni meno di lui ha e avrà mai, anche rispetto al cinema proprio, quindi quella, ce n'è sta di gente. Senti, noi sappiamo ovviamente di tutte dei film che hai fatto, ma tra i film non fatti, senza, se vuoi ci citi i titoli, se no no, c'è qualche cosa che hai qualche rimpianto di cose che non sono andate, di... Guarda, no, rimpianti non ce n'ho nessuno, né di quelli non fatti che avrei voluto fare, né di quelli fatti che non avrei dovuto fare, quindi li farei, cioè, madonna mia, stiamo usando delle frasi proprio da fine vita, proprio, rifarei tutto quello che ho fatto. Bene. No. Poi ormai, andando avanti con i primi acciacchi, quelli seri,
insomma, uno pensa sempre di Dio, ma fosse l'ultima cosa che dico sta stronzata, fosse questo, ah, vabbè, comunque si può dire che qui avevo previsto che, insomma, ecco, questo sappiatelo. Rifarei tutto quello che ho fatto. E c'è un film che lo posso dire, insomma, uno dei primi provini che feci, e non mi presero, anche dandomi delle spiegazioni un po' particolari, fu Il Branco di Marco Risi. Tu ricordi Il Branco? E lì ci rimasi proprio male, ma ero piccolo, quindi ero, insomma, poi per me Marco Risi era, no, era, non so se aveva fatto l'ultimo Capodanno, mi sa di no, no, ancora no, però aveva fatto delle cose, ma c'avevo 22 anni e mi fece due provini e non mi prese mai, dicendo c'è qualcosa nello sguardo che non mi convince. Che poi Marco, insomma, non ha peli, né peli sulla lingua, e non ho mai capito che volesse dico qua cosa, comunque poi un giorno glielo richiederemo, però e quello me lo ricordo bene, e dormivo proprio mentre dovevo fare il callback, che ancora non si chiamava callback, insomma in Italia non lo usavano, cioè dovevo riandare, dormivo con le battute sotto al cuscino, dicendo così mi imparo meglio, delle stronzate, insomma, che si fanno a 20 e 20 anni. Film tremendo, poi, tra l'altro. Sì, durissimo. Un film durissimo. Ecco, quando poi sei diventato regista, che cosa ti sei portato dietro di questa esperienza? Cioè, quando hai dovuto fare un provino a un attore, gli hai detto qualcosa? Guarda, consciamente non mi sono portato niente, anzi, mi sono scoperto proprio uno dei tanti. Anche come attore, no? Tu pensi che ne so, vedi i miei lavori e pensi questo è un attore che lavorerà bene con gli attori, no? Con grande armonia, non è vero, anzi, proprio per il mio modo un po' particolare di giocare, vorrei che giocassero tutti come me. Carpentieri a un certo punto un giorno mi ha detto: oh, guarda che non potremmo recitare tutte come a te. Ho detto no, ma io non sto a dire qui, no, no, tu stai dicendo questo. No, ti giuro che no. Però credo che abbia fatto parte di questo primo film. I primi film hanno tutti una carica e una preoccupazione, un'ambizione non di consenso ma di riuscita, talmente forte che di riuscita per te, che comunque poi sono andato abbastanza oltre, cercando poi di dare agli attori le motivazioni di una scena, il fuoco di una scena, parlarne tanto prima, ma poi non avrei mai voluto parlare sul set, invece poi il set era uno stimolo continuo, quindi mi sono preparato poco, andavo lì e cercavo le cose lì, quindi io... Però mi sono scoperto un regista stronzo come l'altri, diciamo, cioè quello che di fronte a un primo piano. Tante volte io mi sono trovato a fare dei primi piani, cioè, facciamone un'altra, ma che era? No, era buona, solo che dietro c'era un faretto che non mi piaceva. E io facevo, ma scusa, ma c'è il primo piano mio, se vedono il faretto a 50 metri ci sarà qualche problema. No, non ti preoccupare. Poi ho visto, ho fatto la stessa cosa con l'attrice del film, che c'era una lampada dietro, ho dato lo stop, ho detto, oh, mi spostate qua la lampada così. Poi ho guardato la segretaria di edizione, ho detto... ma che sono testa di cazzo come tutti, dice sì, è il potere dell'inquadratura quella, capito? Che tu questi monitor maledetti che prima erano, capito? Prima l'operatore era l'occhio del regista, il regista aveva anche un'altra sensibilità mettendo l'occhio là dentro, adesso sto monitor è un continuo, capito, una fonte di miglioria, di estetizzante. Chi è, ecco, che disse, Monicelli disse, mi sa che gli chiesero se usava il monitor a Parenti Serpenti, e lui ha detto: bah, ho fatto la grande guerra senza monitor, non mi pare che è venuto male. dove c'erano delle scene di massa, credo che gli aiuto registi si facevano i segni con le bandierine, ma c'erano carovane e carovane di persone. Dal punto di vista tecnico è stato facile, no, la transizione? No, facile no, però ecco, forse lì è una delle cose che ho imparato dai registi che mi sono, diciamo, portato appresso senza accorgermene, è anche
non coscienza? So. No, la... cioè, usare la macchina da presa e il punto di vista a servizio di quello che sto raccontando e non viceversa, no? Cioè, se a me una scena mi serviva a stare sui personaggi in maniera fredda o, che ne so, rigorosa, cioè perché mi restituiva quello che quella scena volevo che mi restituisse, io la macchina non la muovevo, quindi diciamo sono poco coatto, ecco, con la macchina da presa. Diciamo che non ho mai concepito regia come vi faccio vedere quanto sono bravo a girare sta scena con la macchina da presa. Devo dire che avrei potuto curare meglio delle cose, anche da un punto di vista tecnico, però credo di aver fatto un film che voleva dire delle cose, a me preoccupava maggiormente dirle nella maniera corretta piuttosto che mi preoccupa più dirle che come dirle, ecco. Poi il come dirle veniva abbastanza, era determinato da cosa dire. Che frase, ma questa è la malattia, è questa. Senti, nella tua esperienza di attore, quando sei stato diretto da registi che erano anche e soprattutto degli attori, facciamo l'esempio di qualche giorno fa qui di Valeria Golino, che è il suo secondo film, però Euforia è un film fantastico. Ecco, volevo chiederti che cosa cambia nel rapporto col regista, perché ti senti più la stessa squadra, quindi c'è una maggiore intesa. Beh, hai fatto l'esempio migliore e più, non so se si dice, però è un esempio speciale, perché Valeria è una regista speciale, già lo è come attrice, però come regista è veramente, mi ha colpito molto. Sarà che ci ho lavorato in un momento non di disillusione, ma comunque in cui è più difficile trovare un entusiasmo, no, nei confronti di una storia, proprio perché ne hai fatte tante, ne leggi tante. Invece lei è una che ti... cioè, vedere Valeria davanti al monitor, tanto per... è un'esperienza, perché è una che si emoziona e si incuriosisce come un bambino. È straordinaria, straordinaria regista. Altri registi, attori con cui ho lavorato, chi c'è? Nanni, forse, però era tanti anni fa, ed era un film che, insomma, veniva prima proprio del rapporto tra di noi, perché era il Caimano, quindi era una macchina. E poi non ricordo, però ecco, non sempre un regista è un attore, è un bravo regista, ecco, questo ci tengo, come non sempre uno scrittore è un bravo sceneggiatore o uno sceneggiatore è un bravo scrittore, diciamo, sono mestieri, ed è anche interessante che ci sia proprio una caratteristica nel fare quello che fai, no? Attori di un certo tipo saranno registi di un certo tipo. C'è qualcuno che sul set, non il migliore, queste cose da classifica, ma che ti ha sorpreso veramente? Cioè uno che dice, ma come ha fatto a fare questa cosa? Ma indipendentemente dalla tecnica, c'è, cioè, qualcosa che anche dal punto di vista umano, non so, che ti porti dietro? Ma sì, sicuramente ce ne stanno, ma non posso andare a cercare proprio, però Valeria è una che mi ha colpito tantissimo, mi ha colpito proprio la sua voglia di cinema, capito, anche all'interno di un ruolo diverso da quello che lei domina con grande maestria, quindi mi ha colpito veramente tanto, mi ha colpito lei sul set, mi ha colpito il film, il lavoro di Riccardo, che è un lavoro che secondo me è reso possibile grazie anche a che tipo di regista è stata addosso a quel personaggio e come c'è stata. Perché gli attori, quando fanno film da registi, escludono la possibilità di essere anche loro tra i protagonisti, per un fatto di tempo, per un fatto di anche di voglia di dimostrare qualcosa di diverso, anche di tagliare un cordone ombelicale, forse? A parte, non tutti lo fanno. Alcuni. Io l'ho fatto perché pensavo che, insomma, mi dovessi concentrare su altro e che era un altro mestiere che non conoscevo, e che poi pensare a me come attore mi sembrava, è come mettere due occhiali uno sopra l'altro, capito? Cioè, alla fine vedi sfocato rispetto a quello che vuoi fare, solo per questo. Poi non è escluso che se continuo a farlo il regista un film mi ci vedo dentro e mi ci metto. Io penso che continuerai, cioè Ride è un film che... Ma non comandano sempre le intenzioni, non le, secondo me non comandano neanche gli esiti al botteghino, se sono tantissimi, se sono pochissimi. Secondo me, se almeno per come la vedo io, se io ho un'altra storia da raccontare, la racconto.
se non ce l'ho non è che mi metto proprio lì a cercare l'acqua, diciamo. No, questo è stato un film molto, molto spontaneo, molto diciamo, è venuto da solo attraverso tanti anni di riflessione e di lavoro, però. E perché questa lunga gestazione? Perché forse l'avessi fatto quando l'hai incontrato, no, non sarebbe stato lo non stesso credo film? Sia, non credo sia casuale poi che lo abbia fatto adesso, diciamo, dopo Non essere cattivo, o dopo 25 anni in cui ho fatto, 24 erano in cui facevo l'attore, insomma, secondo me ogni cosa ha suo tempo, cioè a ciascuno il suo, diciamo, sia di tempo che di esperienza. Cosa è successo quando sei diventato padre? Cosa è cambiato in te di questa cosa? Anzi, che non ha detto quando sei diventato nonno, che lì era finita. Vabbè, ancora non è, ci beh, vuole adesso un po' di... non farei una lezione su. No, no, non è che ti chiedo un fatto per te, ma nella tua percezione, un attore di una certa sensibilità come te, di una grande umanità. E guarda, fai una cosa, ti uccido subito, diciamo, ti rispondo subito. Non è un caso che io abbia fatto questo film dopo essere diventato padre, punto. Questo vuol dire un po' di cose, diciamo, ecco. Che diciamo che magari essere attori significa stare veramente al centro dell'attenzione. Nel momento in cui nella vita l'attenzione te la prende qualcun altro, forse ti limiti a voler essere attore in un'altra maniera, cioè a determinare delle cose, quindi non essere più attore che le fa, ma determinare. Il regista è uno che ha delle responsabilità di racconto, di come racconta le cose, cioè ce l'ha tutta la responsabilità, quindi penso sia un passaggio naturale, non vuol dire non sofferto, ma naturale comunque. Prima di vorrei dare tra 5 minuti la parola al pubblico, prima di però volevo chiudere un attimo due punti. Quando ti arriva una sceneggiatura oggi, è cambiato qualcosa rispetto a quando ti arrivava ieri o quando devi fare i provini o quanto, cioè che cosa la tua... I provini li faccio ancora, anzi il provino lo dico sempre ai ragazzi di oggi, che il provino non è mai, non serve mai solo a te, solo a loro, serve pure a te per capire con chi potresti lavorare, per capire che modi ci hanno di lavorare, insomma, quindi non devi mai prenderlo come un esame che ti fanno, ma se lo prendi pure come un esame che fai, ci vai molto più libero, molto più leggero. È chiaro che è più difficile oggi avere, perché c'è un po' più di pelo sullo stomaco, però arrivano quei film che te lo tagliano in un secondo e ti innamori a pagina 2, a pagina 1, come diceva Agge, che il mestiere dello sceneggiatore era far innamorare il produttore a pagina 1. E quelle sono le sorprese più belle, che magari una volta manco te ne accorgevi, adesso te ne accorgi quando rimani colpito così tanto. Prima c'era, che ne so, c'era la voglia di lavorare tanto, di fare le cose, non riuscivi a distinguere neanche. Adesso sei, almeno io sono un po' più difficile, ma non perché mi sono montato la testa, ecco. E tornando al provino come esame anche nei confronti di quelli con cui lavorerai, c'è qualche volta che ti hanno preso e hai detto poi hai preferito non farlo il film? No, però sono andato ad un provino dove consigliai di vedere altri attori e non me, sì, che era una storia pugliese tra l'altro. E io dissi, scusa, ma perché mi chiami a me? È pieno d'attori di pugliesi bravi. Così. Ma non perché non mi piaceva il film, però mi sembrava una... insomma. Senti, tu, una cosa che hai fatto e su cui vorrei soffermarmi prima, con due domande prima di dare la parola al pubblico, è aver fatto una scuola di cinema che si chiama, dedicata a Gian Maria Volontà, aver contribuito insieme nelle Vicari, Elio Germano, tante persone, ovviamente l'impegno della regione. Ecco, perché? Perché volevi, perché questa cosa? Perché volevi fare qualcosa? Sì, quella è stata una chiacchiera che ci siamo fatti io, Daniele Vicari e Antonio Medici, su quanto sarebbe stato bello avere una scuola gratuita. Questa era proprio la prima cosa di cinema sparsa sul territorio di Roma, perché facemmo questo discorso di fronte a un edificio popolare che stava per essere dismesso da negozio qual era. Dico, pensa che bello fare una scuola gratuita di cinema qua. Poi è diventato realtà, è stato fatto alla Magliana,
è stata una scuola, è una scuola che, in cui si studia il cinema come fosse un mestiere normale. Questa cosa può sembrare un paradosso, perché poi il mestiere normale non è, però levando ai ragazzi tutta la il messaggio talent di oggi, no? Quello comunque di diventare qualcuno ancor prima di diventare qualcuno che dice qualcosa o che serve a qualcosa. Quindi mi sembra un approccio nei confronti di questo mestiere molto puro. Infatti chi viene fuori da quella scuola lo sta dimostrando, ci sono attori e tecnici anche molto in gamba che lavorano. È una scuola che ha uno strettissimo legame col mondo del lavoro, quindi non è che studi per fare l'attore con papà che si taglia le vene perché ti voleva avvocato, no. A papà gli fai vedere che mentre studi per fare l'attore sul set ci vai. Quindi cominciare anche a immaginare il mestiere del cinema come un mestiere. E da lì è diventata una scuola di alta formazione triennale, insomma sta diventando bellissime cose, non grazie a me, perché io all'interno della scuola gravito come un matto, ogni tanto vado lì, demotivo i ragazzi e me ne vado. Però ci sta gente che lavora là dentro eccezionale, e il fatto che i ragazzi possano, a seconda del proprio livello di responsabilità, svegliarsi la mattina, andare in una scuola senza spendere una lira, studiare tutti i mestieri del cinema, perché poi non è che se fai l'attore non studi scenografia, costumi, sceneggiatura o VFX, insomma mi sembra è veramente un'eccellenza, sta diventando, sono molto contento e molto fiero, no, bravi chi ci lavora soprattutto. Poi Daniele Vicari era qui fino all'altro ieri. È andato via perché sapeva che venivo io, certo. Me l'aveva comunicato. Ma tanto vi incontrate la prossima settimana. Ma secondo voi la parola al pubblico quando la darà? Adesso. Ho detto no, 5 minuti. Siccome l'hai detto 3 volte, volevo anticipare. No, perché li preparo, perché li motivo, perché poi do il microfono, dice no, tutti no, timidi. No. Ma allora, ma prima di dare il microfono al pubblico, sì. Mi volevi fare qualche altra domanda? Sì. No, volevo chiederti che quanto. Allora, tu non hai studiato per fare l'attore? No. E ti è mancato? C'è qualcuno che consideri maestro, un maestro in qualche maniera? Beh, mi è mancato sì, perché poi bisogna studiare anche per poi rifiutarlo, quello che hai studiato, no? E fare di testa tua, però bisognerebbe. Io sono uno di, insomma, come ho detto prima, di quelli presi per strada, come diceva la Ferilli, nella foresta ti hanno preso e nella foresta ritornerai, questo era un suo augurio durante Rugantino. No, però che voglio dire, ha delle peculiarità quello di affrontare sto mestiere in maniera completamente spontanea, talentuosa, ma non basta mai. Quindi anche io che ci ho lavorato con tanta gente, io ho avuto la fortuna di imparare lavorando tanto, quindi i miei maestri sono state le persone con cui ho lavorato, anche attori con cui ho lavorato, da cui rubi, fai, discuti sulle cose. Io poi ho lavorato con tanti non attori e da attore ormai capivo pure la forza del non attore, no? La potenza, l'assoluto, penso a Fiore dei Giovannesi, cioè la forza di Daphne era molto complicata da trovare in un'attrice. Non vuol dire che non bisognava provarci, però poi Claudio è uno che lavora con queste esplosioni di folgorazioni proprio artistiche che c'è nei confronti delle persone più che degli attori. E Daphne però ha fatto un lavoro che insomma, di una potenza unica quasi. Adesso è diventata attrice, sta diventando attrice, quindi sarà anche curioso vedere che percorso farà. Bene, siamo arrivati al momento delle domande, come avevamo anche anticipato, guarda loro. Chi fa, ecco, prima, qui in prima fila, anche perché le vedo, poi sulle altre ci attrezzeremo. Prego. Ciao Valerio, io volevo farti una domanda riguardo il pubblico. Prima di tutto, quando ricordi la prima volta che ti hanno riconosciuto e ti hanno chiesto un autografo? E poi che rapporto hai con questo tipo di, diciamo, di affetto che il pubblico ti dimostra? La prima volta, una delle prime volte, era uno della Lazio che mi voleva menare.
che ha detto quello fa l'attore da Roma, quindi per dire, ecco, ti ho risposto subito, nel senso, quindi è stato un rapporto, è un rapporto col pubblico di vario tipo, perché c'è anche veramente chi non ti sopporta, e secondo me non mi sopporta qualcuno, non mi ha sopportato perché vedeva in me se stesso e si chiedeva perché questo no. È famoso e io no. Cioè, se è famoso lui, come posso non essere famoso io? È successo pure questo. Però adesso è un rapporto molto più tranquillo da parte mia. Prima no, prima ero terrorizzato da... Bene, allora... dal dover... Non ho finito, comunque no. Ma pensavo... Scusa, che non ero abituato alla pausa. No. Perché perdere l'anonimato è un trauma, comunque. Non perché volessi fare rapine nei supermercati, ma perché... essere guardato, però capisco anche che quello è stato il veicolo poi per permettere a questo mestiere di farmi trovare delle sicurezze, perché comunque io ero uno che a 13 anni camminava per strada e vedeva un gruppetto di coetanei, abbassava la testa per vergogna, timidezza, eccetera. Oggi se cammino magari il gruppo di coetanei mi guardano tutti, e oggi però sono arrivato a guardarli, a salutare, a come va, tutto a posto, senza sapere cosa pensano, perché poi gli possono pensare tutto, no? Mi sta venendo in mente un aneddoto di uno col motorino. No, però non posso raccontare. Tu racconti questo, io non racconto le due ore di intervista a Rolando Ravello su quando abitavate insieme davanti alla macchina. Tanto presa. Io non ho mai abitato con Ravello. Strano? No. Perché lui ricorda abitava, molto diversamente. Te credo, perché lui abitava al piano terra dell'edificio dove abitavo io, lui è venuto dopo. Comunque, vabbè, no, stavo sul motorino andando dalla mia prima fidanzata, una delle prime fidanzate, no, che ce ne avessi tante, cioè era una delle prime, nel senso, e faceva molto freddo, era notte, era lunghissima sta strada perché era verso Centocelle, lontanissimo, sulla Prenestina, c'ero solo io, tutto imbacuccato, senza casco perché non si portava il casco all'epoca, piano piano così. A un certo punto passa un motorino uguale al mio, che però andava a 150, dico, sento proprio una cosa che si muove, però questo mentre passa mi guarda, frena, quindi io lo raggiungo, lui mi guarda e mi fa, quindi lui abbassa il motore al minimo, cioè lui al minimo andava a 50 all'ora come ci andavo io, e mi fa, ma te sei attore? Mi faccio così, ah, bravo, mi piace come lavori. E va via, e già mi piace come lavori, no? Sei un intenditore. Poi ritorna, mi riaspetta e mi fa: c'ha un po' d'erba, vuoi fumare con me? E io faccio: no, ti ringrazio, non fumo. Non fumi? No, bravo, ma fumo io. E se ne è andato. Il tutto a bordo di un aereo, cioè lui aveva un aereo, capito? Mi fece molto ridere perché dal mi piace come lavori, che poteva sembrare uno che dice mi piace i due personaggi, cioè che ne so, uno veramente se ne intendeva subito all'erba, poi stupito del mio non drogarmi, diceva, ma bravo, bravo, grazie, ringrazio, ma fumo io, capito? Ho un'altra domanda qui, poi andremo lì dal... Prego. Sì, buonasera, salve. Buonasera, non so dov'è. Non anch'io. Ah, ok. Sì, due domande. Sì. Allora, io amo molto il cinema italiano, di oggi e di ieri. Ed è sempre, non vuole essere un confronto perché ogni attore è unico nel suo genere, però si tende sempre a ricercare i grandi del passato nei grandi di oggi. Io ho una mia, diciamo, idea del tutto personale, non fondata, e volevo sapere se fra quelli del passato c'è un suo attore preferito, e poi chiederle, non so, un aneddoto, qualcosa sul set della prima Cosa Bella, recitare con la Sandrelli. Grazie. Non ho capito, l'hai detto, lei ha un'idea sua fondata che però non ci ha detto, cioè che lui assomiglia a chi, vuole dire qualcosa del genere? Uno dei suoi preferiti, poi se vuole gli dico qual è la mia. Allora, vediamo qual è la tua? E poi sentiamo quella sua. Oppure lei lo scriva e lo dà al vicino affianco. No, vabbè. No, io non ne ho perché ho troppo pudore per pensare a una cosa del genere. Preferito. Ah, no, preferiti ce ne stanno tantissimi.
La mia che non ha motivo, è del tutto personale, quindi non è un confronto né fisico né interpretativo, eccetera. Marcello Mastroianni. Sì. Vabbè. Andiamo via. No, sì, no. Mi sembra arrivato il momento. Guarda. No. E sulla seconda, sull'aneddoto della prima cosa bella? No, nel senso, a me attori di, insomma, ce ne stanno tantissimi italiani. Io penso anche a dei lavori di Walter Chiari o a Tognazzi. Cioè ne possiamo, qualsiasi, diciamo, insomma, viene travolto da, però ce ne stanno tanti. Ma io poi quando vedo gli attori vedo sempre i film che facevano, che è la cosa che ancora più mi colpisce. Vabbè, detto questo, l'aneddoto, sì, gli aneddoti ce ne sono milioni, diciamo, su quel film. Però lavorare con Stefania, che è, non potendo sottrarmi dal fare una metafora calcistica all'epoca, mi ricordo, dissi che era veramente un numero 10 degli anni 70, cioè una comunque, degli anni 70 per come si giocava a pallone, cioè una che comunque gioca a tutto campo e non hai riferimenti mai, quindi è una che ti mette pure in difficoltà per la pancia che mette in quello che fa e poi ti ritrovi dei risultati eccezionali. Mi ricordo, posso farvi questo aneddoto? Sì, tanto abbiamo parlato di droga, parliamo anche di questo. Eravamo, adesso non vorrei spoetizzare perché so che quello che dico, poi chiunque vedrà il film da oggi in avanti, quando vedrà qua c'era, penserà a sta cosa. Ma non si può dire. Vabbè, ma è inevitabile, dai, siamo nelle. Dai, su. No, su. È veramente, poi magari. Ma no, non essere timido. No, che c'era. Vedi, poi alla fine uno non riesce. La scena, diciamo, dentro casa, no? Dove una delle ultime scene, quindi c'era quel momento là, e mentre noi ci preparavamo tutti molto concentrati, una cosa, eccetera, Stefania là, eccetera, c'erano le finestre aperte a Livorno, eravamo a un primo piano. E qualcuno digerì fortissimamente, solo che c'era una grande, per noi tutti così si sente questo rutto fortissimo, che ci guardiamo e Stefania si aggirava dicendo: pronti a girare? Come fosse un segnale, capito? Che come se lei avesse pensato che qualcuno potesse dal motore così, capito? Quella fu, io e la Pandolfi siamo ovviamente morti, svenuti proprio sotto, credo fosse proprio la scena quella di tutti quanti, sai, quando tutti la salutiamo, Quindi tipo cannone del Pincio. Prego. Pronti? Ciao Valerio. Ciao. Io ti ho molto ammirato nel film The Place, volevo sapere, ma com'è stato girare il film sempre nello stesso posto? Aspetta, sempre nello stesso posto, vestito uguale, temperatura identica, poi ti dico che periodo era, e nell'incrocio, diciamo, più rumoroso di Roma, di Roma Centro, San Giovanni, perché unisce quattro strade molto trafficate, e con 700 grammi di battute al giorno, perché andavamo a peso là praticamente. No, è stato paradossalmente molto rilassante, perché avevo finito di girare Ride da 20 giorni e non mi sembrava vero di dover fare solo l'attore, quindi ero lì con una faccia così eterea. Mi ricordo Papaleo che viene e mi fa: oh, ma perché non ti lamenti? E io ho fatto: perché, boh, non lo so, perché sta diventando un uomo, mi ha detto. Invece no, proprio perché ho ritrovato il piacere di fare l'attore in quel, cioè proprio che nessuno mi chiedeva niente, cioè una cosa, un lusso. E ti dico, c'avevo un fresco lana ed era luglio, senza aria condizionata per motivi di suono. Poi con queste battute, queste scene lunghissime che non avevo potuto studiare, non è che io poi sono uno che studia tanto prima, però. Abbiamo una domanda lì, prima lì e poi al signore lì, prego. Buongiorno e grazie infinite per la meraviglia del suo cinema e soprattutto grazie per Ride, è stato meraviglioso, l'ho amato. Volevo chiedere quale fosse il rapporto fra l'imitazione e la privazione all'interno del film, all'interno di Ride, perché Carolina e Bruno sono un po' il pretesto per dare sfogo al dolore degli altri e l'imitazione serve agli altri
per aiutare loro a tirar fuori tutto quello che hanno dentro. Però nello stesso tempo l'imitazione non li aiuta a tirare fuori il proprio dolore, perché oggettivamente ce la fanno solo alla fine, però è un lungo percorso. E quindi mi interessava questo aspetto, grazie mille. No, no, grazie a te. Perché ho capito che c'avevi proprio la tesina pronta. Quindi non posso quasi rispondere a questa cosa, nel senso che non l'avevo mai vista in maniera così, diciamo, cioè sicuramente volevo dire questo, ma no, no, ma non sarei mai stato capace di verbalizzarlo in questa maniera. Grazie. Se mi scrivi proprio il cosetto, perché ancora dobbiamo andare in giro. Abbiamo la registrazione. Mi volevo giocare questa carta. Sì, poi anche se vuol mandare altri testi, poi li gira al festival. Ho trovato anche altre persone che mi hanno detto delle cose che ho appuntato. Però è proprio quello che dici, esatto, non è una domanda quella che hai fatto, è un'osservazione di cui veramente dopo ti darò anche del denaro per averla, se per te va bene. Tu, molto mercificato dalle presenze, vabbè, che extra, ha fatto un lavoro. È un artista come te, dai. Prego, abbiamo una domanda lì. Mi dice il mio collega Fabio Ferzetti che io e lei abbiamo la stessa voce, a me non sembra, però... Che io e lei abbiamo lo stesso tono di voce. È meglio, è un complimento che accetto. No, ma non so se è un complimento, però. Non lo so, io per lei va benissimo. Per me va. C'è una bella battuta che nel personaggio di stamattina dice: si vive meglio con le bugie. Questa cosa è un po' come metafora e potrebbe essere anche il lavoro dell'attore. Certo. Allora si sceglie l'attore perché nella finzione si vive meglio, oppure attraverso il paradosso di Picasso, Picasso diceva che con l'arte nella bugia noi scopriamo la verità. Ma sono stati selezionati, io, per sapere, tutta gente con minimo due lauree brevi? No, perché se era mi preparavo io, felice. Sì. Questa è un'altra altrettanto grande verità. Io credo che, posso portare la mia esperienza senza grosse citazioni, io credo che il mio lavoro mi abbia aiutato a capire che vivere è un po' più complicato e bisogna essere prima delle persone felici e poi dei bravi attori. Questo è quello che ho capito, proprio perché questo lavoro mi sostituiva, no? Il vivere delle cose in maniera approfondita. E poi quando ho capito che non era più il caso, e vuoi anche riferimenti personali precedenti, allora forse anche aver cambiato prospettiva e pensare di esprimermi da dietro la macchina da presa, che può essere pure di lato, di profilo, eccetera, e non da davanti, significa anche questo. Non è più il tempo delle menzogne, probabilmente. E con questa, non dico che ho pareggiato, ma ho perso con dignità. Prego, abbiamo una domanda lì, poi verremo da lei. Abbiamo una mezz'ora ancora, quindi abbiamo tutte le domande possibili. Valerio, sei in un teatro e penso che il tuo rapporto con il teatro sia molto fervido, anche se poco frequentato. Non hai tempo? Ti piace più? Cioè, hai nemica la memoria? Le cose che ho visto, no? La memoria del copione delle battute, ecco, no, perché ti si vorrebbe vedere un po' di più al teatro, perché sei diretto, semplice e intimista nello stesso tempo. Grazie. Tutti ingredienti che vanno contro il teatro, poi. No, sì, lo fatico tantissimo a fare teatro, perché fino a poco fa era la cuccia, cioè quando c'avevi bisogno di recuperare entusiasmo e nei confronti del mestiere ti chiudevi a teatro e lo ritrovavi tutto. Adesso, proprio per la risposta, pseudo risposta che ho dato precedentemente, forse non dico che non mi serve più cercarlo lì l'entusiasmo, però riconosco la fine anche lì di un certo modo di essere attore. Io ho fatto un monologo dal 2004, ho portato in giro un monologo sempre per tantissimi anni e ha avuto varie versioni sto monologo, insomma. L'ho rifatto 2 anni fa, dopo 10 anni che non lo facevo,
ed è stato uno spettacolo totalmente diverso, non per messa in scena né per battute né per intenzioni, completamente diverso, perché io sentivo quell'ora e dieci in maniera molto diversa di come la sentivo, da come la sentivo 10 anni prima. 10 anni prima la sentivo con la voglia di stare davanti al pubblico, di essere, di dimostrare cose. Adesso no, ma non perché non ne abbia bisogno, perché non mi interessa quella roba lì, probabilmente perché stavo dentro al meccanismo teatrale narrativo in un'altra maniera. E tant'è che finivo lo spettacolo e ero distrutto, quando poi è uno spettacolo che 5 anni fa facevo anche i doppi spettacoli, insomma 1 ora e 10, poi mezz'ora e poi 1 ora e 10, invece adesso era... Quindi è proprio il rapporto col teatro, dipende dal rapporto col mestiere dell'attore, che è cambiato. Un'altra domanda, prego. Che devo fare? Yeah. Ciao Valerio, ciao. Sono Daniela. Ciao. Senti, intanto ti ringrazio per aver scelto questo film, perché ci ha fatto divertire tantissimo. Credo che ognuno di noi si sia rivisto in quello che hai messo in scena. Intanto ti volevo dedicare questi cuori, sono per te. Grazie. Ti piacciono? Molto. Sei un grande, davvero. E poi, più che farti una domanda, vorrei farti una proposta. Vabbè. Vabbè. Fai pure, senti di libera. Guarda, c'è anche la compagna di Mastandrea, vabbè, quella mena. Dov'è? No, ti volevo... È dietro di te. No, scherzo. Quella col coltello. Con una roncola. No, scherzo. No, ma non è indecente. No, vi volevo proporre come attrice per il tuo prossimo film. Va bene. Ci pensi? Prendo atto. Poi ti lascio il numero. Posso dirti che farò di più. Dimmi. Invece di pensare alla storia e poi agli attori, parto da te per costruire una storia. Perfetto. Vabbè. Vabbè. Grazie. Bene. Bene. Se non avete lanci di curriculum, io ho domande. È pieno. Ciao Valerio, sono Laura e volevo chiederti dei consigli di cosa fare o cosa non fare per dei giovani che sono interessati a intraprendere il mestiere d'attori. Grazie. Prima cosa fare, poi cosa che non fare. Oh. Oddio, quanti anni hai? 15? Per favore. No, vabbè, 15. Allora, prima di finisci, sentite questo, adesso facciamo come i vecchi. Allora, prima devi studiare, ti devi fare una famiglia, anche i vecchi di un certo, di una certa epoca. No, che tipo, però possiamo fare, gli date il microfono per favore, grazie, scusa, vorrei sapere proprio che tipo di consiglio vuoi, cioè nel senso, ti prego non essere così generica, dimmi. Allora, diciamo, a parte lo studio, che penso sia più o meno scontato che se qualcuno studia comunque una preparazione migliore. Quindi, non è sempre scontato, però comunque è una cosa che sì, io consiglierei, così. In generale, come prendere l'occasione, oddio, sì, come viverlo, ecco. Sono queste domande da niente, no? Come viverlo? Ecco, intanto viverlo è una bella cosa, cioè vivere questo mestiere significa entrarci in contatto, sviluppare, ognuno sviluppa coscientemente o meno il motivo per cui fa questo mestiere. Se ti piace perché ti senti una regina, fallo, perché ci sono attrici regine straordinarie, bellissime. Se ti senti perché ti riempie dei vuoti, fa, non lo so, insomma dipende, credo che lo scoprirai fra un po', ecco, non adesso. Se adesso c'hai come... ti posso dire, non andare all'estero, ecco, rimani qua, ecco, questo ti posso dire. Perché? Anche questo è cambiato, che fino a 2-3 anni fa si diceva va a studiare fuori, vai fuori, no, rimaniamo qui e cerchiamo di fare le cose qui, che tanto di strutture poi di persone ce ne stanno anche sane e poco, e cerca di non pagare mai, questa te la butto lì, nel senso... In che senso? No, nel senso, no, non che poi delle istituzioni private non siano valide, magari non le conosco, ma penso che qualcuno insomma ci sarà, però credo che questo dovrebbe essere come nell'est Europa un servizio pubblico, quello di educare al lavoro culturale. Però insomma, troppe ce ne stanno le cose prima, anzi insieme, ecco.
ho risposto no, però è così, sì, 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 comincia anche a nutrirti di risposte, sì, non date. Quando ecco vincerà l'Oscar lo ringrazi, però ecco, esatto, è una ma, già, ma credo che sarò morto. No, no, ma non perché, per darti che lo vinci a 70 anni, questo, no, questo no, tono iettatorio, dai. No, no. Ma sempre così. Allora vieni come vestito da Amleto con il teschio, dai. Allora ci sono, ecco, una domanda. Grazie qui mille. Prego, grazie a te. Una domanda più ilare magari. Era molto ilare questa, no? No, ma anche la risposta, ti favorisca o cosa? Ciao Valerio, finalmente ci riesco, non ci credo, fra l'altro. Vabbè. Vuoi che mandiamo via tutti? Lo possiamo fare? No, per carità, eh? No, nel senso, per rimanere noi a chiacchierare. Volentieri, ma non c'è tempo, purtroppo, vabbè. Sono studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Bari. Sto puntando a fare la regista e vorrei un consiglio. Pure te. Allora, intanto come attrice una ce l'hai, è quella là. Scrivi un bel cortometraggio. Me ne darò conto. Allora, e poi c'è anche un assistente alla regia che potrebbe essere la ragazza di 15 anni. Beh, se studi belle arti. Già il consiglio stai... mio, cioè che volevo, non il mio, scusa. Consiglio tuo, dammelo, va, perché no. Dimmi come vorresti che ti rispondessi, ti prego. No, vorrei sapere, secondo aiuta te, dato sì che sei passato da attore, regista, chi si può definire il bravo attore? E l'approccio giusto da parte di un regista quale può essere per scegliere questo bravo attore fra virgolette? Boh, dipende da che personaggio gli devi far interpretare, credo. Cioè, nel senso, poi gli attori, dipende che film vuoi fare. Ma tu di dove sei? Io, Grecia. Di Grecia? Sì. Dove? Sparta. Sparta. Dai, dici questo è Sparta, per favore. No, ma dico 300. Qualcuno ha mai conosciuto uno di Sparta? È bella sta cosa. Bari è piena di Spartani. Eh? Bari è piena di Spartani. Bello, ma davvero piena di Spartani. Allora. Gli ateniesi dove le vedi le mandate? Senti, no, questo no, ti posso dire. Cioè, poi il lavoro del regista nella scelta dell'attore, che è una cosa che io magari ho fatto anche di corsa per questo film, non vuol dire che sono stati. Però insomma, se avessi avuto più tempo ci sarei stato molto di più con gli attori a lavorare. Però dipende dalla storia che vuoi raccontare, da che tipo di cinema c'hai in mente, se c'hai un film, una storia sopra le righe. Nel mio magari caso è un film horror psicologico, quindi. Allora guarda, lei è perfetta. Posso... Dopo, se prendi il contatto, un attimo. Bene. C'è pure il manifesto del film e la maglietta. Ce bene la fai di vedere? Dove sei? Sì. Eccola, eccola. Gira un po' che io. Guarda che ci sta, come manifesto. Che sono due cuori. È una capanna. No, io non ci vedo, sono mio. E io pure, vabbè. Sono tre cuori. Ah, tre picche. Sì, no, io dicevo i cuori. Sì. No, no, comunque non vedo niente. Citate un attimo, scusa, vabbè, adesso ho detto così. E il titolo diventa 3-7 di questo corto. Okay. Allora, no, diamo la parola a qualcuno, perché se no tra cuori e quadri, prego. Io non vedo a chi dove sta il microfono, ma se qualcuno si alza, presumo, ecco, lo chiedo. Ho qui il microfono. Vabbè, ecco, si alzi e parli, anche se non la vedo. Prego. Posso parlare? Sì, sì, può parlare. Quello sempre, anche. Quindi ma stamattina. In fondo, lì è proprio oltre il mio oculista, abbiamo, non avrebbe mai sognato che la veda lì. Stamattina ho visto questo film. Molto bello, una interpretazione spettacolare, però come trama, insomma, le abbiamo viste un po' anche in altri film. Quello che mi è rimasto nel cuore è stato Perfetti Sconosciuti. L'ho trovato geniale, bizzarro, giovane. Volevo sapere se foste d'accordo. Serve un altro aggettivo, signora, l'ha detto i tre. Devi chiudere col quarto. Geniale, bizzarro, giovane. Claustrofobico. No. No, io l'ho trovato molto bello, certo, il mio parere, però mi piacerebbe che lei fosse d'accordo. Guarda, altre due domande così io me ne vado, fai tu da solo, non ti, poi ti dai le chiavi al signore là in fondo così. Questa è bellissima. Signora, sono d'accordo. Bene, abbiamo altre domande, pareri. Ecco, c'è qui la signora. Anche lei vuole sapere se
sulla fisica quantistica. Maschio Andrea, prego. Tanta più semplice. Posso darti del tu? Certo. Hai detto che porti nei personaggi te stesso. In Un giorno perfetto e In the Place, film duri, in realtà molto diversi rispetto ad altri film, che cosa hai portato di te stesso? E soprattutto se non sono stati personaggi più ostici o più semplici da girare rispetto agli altri o da impersonare? Non è un caso che lei ha citato i due film dove non credo di aver portato niente di me stesso. Nel senso, il primo... lo dico sempre che se fossi stato papà non l'avrei mai fatto, perché non avrei mai avuto presente quel legame, il valore della genitoria, insomma quella roba lì, e quindi non ci ho proprio pensato. Quello è il film che ho fatto senza pensare a come farlo, semplicemente agivo, diciamo. E The Place invece ho ascoltato tantissimo, cioè avevo questa parata di attori davanti, di storie eccetera, ed è stato un lavoro di grandissimo assorbimento, più che di, paradossalmente, cioè sembra un personaggio che determina le cose, invece io l'ho vissuto come uno che ascolta, e ho visto anche tanto lavoro degli attori, cioè lo vedevo proprio, stavo nel mio personaggio, ma insomma quindi sono i due film in cui devo dire non ho, quando dico portare me stesso non è che dico insomma una cosa cosmica, portare se stesso, cioè utilizzare le proprie corde per arrivare a dire delle cose, dirle in un certo modo. Quei due sono i due personaggi più lontani, diciamo, che ho affrontato, e non è un caso poi che l'ha accoppiati poi. Grazie. Ma guardando tanti attori recitare, in che cosa li aiutavi? Cioè nell'essere... Questo lo devi chiedere a loro, se l'ho aiutati, diciamo. Con Giallini è difficile aiutarlo e aiutarsi, diciamo, perché poi c'erano scene dei 9 minuti, ti puoi figurare che cosa poteva succedere. A un certo punto era talmente... era talmente lo scambio, talmente... lungo, che a un certo punto lui ha cominciato a dire battute mie e io a dire sue. Poi ho detto, ma questa la dovevo dire io, ma che cazzo sta a dire? C'è un documento di 9 minuti, perché non hanno mai dato lo stop, vedendo fino a dove potevamo arrivare, dove io sono di quinta, quindi è tutto su Marco, che secondo me un giorno sarà sulle teche Rai, sai, quelle cose, però alle 3 di notte probabilmente. Bene, altre domande? Prego. Posso fare? Posso? Cioè, prego. Sono qui su. Molto, molto dietro, nelle retrovie. Sono qui, eccoci. Ciao Valerio, intanto ciao. Complimenti davvero. Senti, io ti seguo da quando, dagli albori, diciamo, mi ricordo il primo film, Cresceranno i carciofi e mi mongo, cioè, vecchissimo. Io ho notato, nel mio piccolo, una sorta di evoluzione artistica da parte tua, che forse è anche fisiologica, cioè tu nasci storicamente come attore comico, diciamo così, però poi hai cominciato a fare, da un certo momento in poi, forse anche data l'età più matura, dei film più impegnati che inducono anche alla riflessione, per esempio l'ultimo che ho visto con Giallini, dove parlava anche di questo paese, Quetzai, che era fantastico, cioè già l'idea di averlo trovato in Canada era incredibile. E ho ravvisato personalmente una analogia con un altro grande attore italiano, che è Diego Abatantuono, perché anche lui inizialmente era solo un comico, poi però nel tempo ha cominciato a diventare molto più impegnato. Ecco, la mia domanda è: secondo te questa tua caratteristica già esisteva in te, tu non l'avevi mai riscontrata? C'è stato un regista che ti abbia aiutato in tal senso a tirar fuori questo aspetto del tuo talento artistico? Grazie. Grazie, no, credo che sia stata una cosa abbastanza... secondo me non esistono attori comici e drammatici, cioè... c'è l'attore che si è messo in... guarda Gassman, no? Che era uno che riusciva a fare tutto, al teatro, l'Amleto, o chissà che... Brancaleone... Poi Brancaleone, i soliti ignoti, quindi credo che dipende sempre dalle possibilità che uno ha. Io ce ne ho avute anche poche, diciamo. Per esempio la commedia mi piacerebbe molto di più farla. Sono anche uno spettatore di commedie, mi piace molto. Quindi credo che sia stata un'evoluzione abbastanza naturale. Poi naturale nel momento in cui c'era l'opportunità.
registi proprio che mi hanno, cioè non è che ho cominciato facendo cabaret e poi sono diventato, sono stato dentro un film ad Antonioni, ecco, così sarebbe stato proprio un passaggio. No, poi ci penso, comunque poi ti chiamo. Bene, abbiamo tempo ancora per due domande, quindi siate brevi e concisi, e circoncisi, come diceva un mio amico. Vabbè, prego, c'è Sergio Fabbi che non fa la domanda e c'è il, fa il ventriloquo. Dai, su. No, no, tranquillo Valerio, ciao. No, ciao. Ti volevo dire, siccome avete creato una sorta di compagnia di giro in senso positivo, tu, Picchio, Giallini, Rocco, Favino, eccetera, eccetera, quanto è difficile oggi dire no ad un amico che ti propone un film? Sì, sì, è sempre difficile. Però io di amici che me ne propongono dei film ce n'ho pochi, quindi... E ti dico che manco li propongo io agli amici, proprio per evitare questo tipo di... No, beh, ognuno poi alla fine si è creato un suo percorso, poi quando si incrociano i percorsi è sempre molto bello. Però credo che tutti quelli che hai nominato, insomma, alla fine ognuno ha fatto il suo... ha fatto la sua strada e anche bella, bella lunga e anche importante, quindi... Sai, parlavo di tutta gente che ha sopra i 45 anni, poi c'è sta tutta la parte dietro che è ancora più, più interessante vedere poi come se la costruiranno. Bene, l'ultima domanda. Qui. Salve Valerio. Ciao. Volevo dirti che... Do il microfono anche a lei, perché ha avuto il microfono, l'illusione, non dormirei stanotte pensando quanto c'è rimasta male. Quindi le ultime due domande, quindi prego sia sintetico. Volevo dirti che sei il mio attore italiano preferito contemporaneo e vorrei chiederti un parere. Scusa, no, il contemporaneo ci ha fatto ridere a tutti. Lo so, ci ho riflettuto sull'aggettivo però. Pure. Sì. Volevo chiederti un parere su Netflix, visto che molte volte viene etichettato come la fine del cinema e come qualcosa che non possa coesistere col cinema, perché spinge gli spettatori a rimanere a casa, perché lo streaming è più comodo. E poi volevo chiederti, per te, in cosa sta l'originalità di un attore? Questa doveva essere l'ultima domanda, questa, capito? Allora facciamo, quella rispondi per ultimo, diamo la parola a lei e poi risponderei con l'ultimo. Ci penso. Netflix. Come tu hai pensato all'aggettivo, io penso a queste risposte. Vuoi fare una domanda? Sì, no, prima rispondi su Netflix, Netflix e poi esiste. C'è la allora, ragazza. Netflix esiste, esisterà e ne esisteranno pure altre fra poco, quindi che ci sia, io penso che possa soltanto che... come quando sono nati i supporti musicali, no? Che comunque l'attenzione poi al rituale dell'ascolto della musica è stato diverso, prima abbandonato completamente, poi è ritornato, penso al disco, anche al CD, che poi alla fine è stato quello che ha creato il disturbo maggiore. Io penso che può succedere lo stesso, cioè come se nei cinque sensi uno viene un po' acciaccato e quindi gli altri quattro si risvegliano ancora di più, quindi continuo a pensare che più Netflix c'è e più apriranno sale in Italia. Questo è uno dei miei sogni, diciamo, proprio perché la sala continua a essere l'esperienza straordinaria, vuol dire fuori dal comune, non sempre bella, ma fuori dal comune. Bisogna puntare su quello, cioè la gente al cinema deve vivere un'esperienza diversa da casa. Se questa roba viene percepita anche dall'industria, se di industria possiamo parlare, potremo coesistere con queste strutture nuove. Se no, staremo a vedere. Sicuramente, ecco, non ce ne andiamo all'estero e non arretriamo di un metro, però esistono, quindi bisogna farci i conti in questo senso. L'originalità di un attore... Salve. Lei ha fatto, come altri prima di lei, teatro e poi è passato al cinema. Ecco, volevo chiederle, dato che comunque sono due modi di mettere in scena una storia, di raccontare qualcosa, complementari, però molto diversi, perché il teatro può essere più difficile, è un metodo di intrattenimento che dipende molto dall'attore, non abbiamo i primi piani, insomma, lei
Elisa, avrei voluto chiederle dei punti di forza e di debolezza dell'uno e dell'altro, poi ha risposto al Signore e gli ha detto che nel 2010, insomma, ha riportato in scena quel monologo e l'ha trovato difficile. Ha trovato difficile avere di fronte il pubblico. Questo perché si è reso conto che il cinema poteva essere più facile, cioè che avere davanti una cinepresa le espone a meno giudizio o no, che altro? No, grazie. No. Il giudizio, se, purtroppo poi il giudizio viene sempre, prima viene quello personale nei propri confronti, specie quando fai il lavoro così. Quindi no, non è un problema di giudizio, no, è proprio un... a che punto è la voglia di essere attore? La voglia di essere, no, di farlo, perché a farlo fai, cioè a che punto stai? E quando a 30 anni facevo sto monologo, cioè avevo una, ero come un galletto col petto in fuori, proprio perché era, è un monologo, non so chi l'ha visto migliore, l'ha visto qualcuno qua? A Perugia? Al Curso al Santa Lucia. Non ci credo, ma dov'è? Qua. Ah, è qua, quando venni a Bari. Ah, così si chiamava? Pensate, era uno spettacolo, insomma, un numero d'attore continuo, è un'ora e dieci di voci, di cose, insomma, è tutta una cosa così. E quindi c'era una voglia proprio di essere quello. Adesso magari mi va di essere qualcos'altro, capito? Non so bene cosa, però rispetto all'essere attore. Quindi è solo quella la differenza. Poi ti dico la risposta stupida, il teatro è un concerto dal vivo e il cinema è un disco in studio. Quindi... banalizzo, però preferisco banalizzare, ecco, più di entrare in cose. L'originalità di un attore, dove sei? Sempre là, credo. La domanda precisa era come si riconosce l'originalità di un attore? In cosa sta? Posso rispondere sinceramente? Non lo so. Valerio Mastandrea! No, non può essere, dopo te la dico, dopo. Grazie.